Hello, my name is Amelia Dorothy Vignola Pacor. I am a direct descendant of Trevino. My father's father was Michael Archangel Vignola, born in Trevino. He was first cousins with Robert Vignola, the movie director. My grandmother, my father's mother, was Amelia Petroni, also born in Trevino. They got married in the United States in 1911. They had six children, Anna, Teresa, Mary, Ida, Dorothy, and my father, Anthony. Anna had three boys, all of whom are still alive. Teresa and Mary did not have children. Ida had one boy, Jack. Dorothy has one daughter, Amelia. And then my parents had four children, Michael, Amelia, Joseph, and Gifford. My aunt Dorothy is the only remaining child of Michael and Amelia Vignola who is still alive. She celebrated her 94th birthday on October 7th, and I look forward to visiting Trevino one of these days. Thank you very much. Bye now. Sono Marina. E Antonio Potenza. Abitiamo ad Asti da 5 anni. E salutiamo tutti i trevinesi. Ciao ciao! Il mio paese è una briciola di sale dispersa in un deserto. È un chicco di grano che cerca la sua spia. È un grappolo d'uva che aspetta di diventare vino. È una fiamma che traspare nella nebbia. Così da bambina provavo a raccontare il mio paese. Sono Angela Padula, sono nata e cresciuta a Puzzolend. E io sono Michele Guarini e sono nato a Trevigno, a Piazza Rante. Una coppia di trevignesi trapiantata alle porte di Firenze. Siamo felici di prendere parte al racconto della nostra comunità, della nostra terra d'origine. Per chi come noi vive lontano da casa, il ricordo assume un valore ancora più importante. Per questo ci piace appena possibile tornare nelle strade, nelle piazze in cui siamo cresciuti, ci piace tornare tra la nostra gente e adesso far vivere anche alle nostre bambine i luoghi del cuore. Ciao a tutti i trevignesi e a Trevigno. Ciao Trevigno! Ciao a tutti, sono Irene Guarini. Sono nata a Trevigno e abito a Faenza in Emilia Romagna. Saluto tutti i trevignesi. Ciao! Salve, sono Carlo Andrivoli. Mia mamma era di Trevigno, si chiamava Michelina Passarella ed era figlia di Don Carlo, il medico condotto del paese fino al 1933. Io vivo a Roma da tanto tempo. Ma chi mi conosce sa quanto sono legato a voi e al paese. Pertanto non mi resta che abbracciarvi tutti forte, sperare di vederci presto e fare anche un ringraziamento a tutti coloro che si adoperano in simili iniziative che servono a tenerci più vicini. Ciao. Ciao, sono Giovanni Guarini e ho Trevigno nel cuore. Ciao, io sono Andrea Guarini, i miei genitori sono Maria Grazia Prete e Michele Guarini. Ciao, io sono Maria Grazia Prete, abito in Toscana da 16 anni, esattamente a Pistoia. Che dire, avrei preferito lavorare e stare a Trevigno, dove la vita è più semplice e più genuina. Un bacione a tutti! Ciao! Ciao! Ciao a tutti, ciao Trevigno. Io sono Teresa, la figlia di Emilio Blesch e di Rosetta Coppola. Approfitto per mandare un bacio a mia mamma e papà. E in questo video, con poche parole, cercherò di raccontarvi la mia storia con Trevigno. E tante volte nella mia vita ho lasciato il mio paese. La prima volta avevo 6 anni. Lo lasciai per andare con la mia famiglia a vivere a Potenza, per il lavoro dei miei genitori e la scuola dei miei figli. Però tutti i fine settimana, tutti i mesi estivi e le vacanze di Natale li trascorrevamo comunque a Trevigno, anche perché i miei nonni vivevano lì.
La seconda volta lo lasciai a 18 anni, andai a vivere in Toscana per frequentare l'università. Lo studio e la necessità di vivere nuove esperienze mi portarono più lontano. La terza volta lo lasciai a 30 anni. Questa volta la voglia di vivere nuove esperienze e il lavoro mi portarono a Barcellona. La distanza aumentò di nuovo. Ed oggi mi parlo da un altro continente, da un altro paese, dove sono molti i discendenti di emigrati italiani, anche lucani. Vi parlo dall'Argentina. Da qui la distanza da Trivigno è grandissima, e oceanica direi. In questo momento della mia vita sono molto contenta perché sto compiendo il mio sogno, che è appunto quello di viaggiare attorno al mondo. Però nel mio cuore ho un altro sogno che vorrei compiere dopo questo, cioè di quello di tornare a casa e di sentirmi di nuovo a casa lì a Trivigno. Un bacio, Trivigno. Ciao, sono Fedele Fanuele, vivo a Empoli e ho 52 anni. Saluto tutti i trivignesi, ciao! Ciao Trivigno, sono Giusy Bellettieri, da 14 anni non vivo più lì con voi, ma in qualsiasi luogo sono andato ho portato sempre il mio paese con me. Vi mando ora un saluto da Roma, un abbraccio, a presto! Hello everybody in Trevigno, Italy. This is Nick Bellettieri. My great-grandfather was from Trevigno. His name was Francisco Bellettieri. My grandmother came from Anzi, which I believe is a little community or little town next to Trevigno. I'm from Dallas, Texas. That's where I'm calling you from now. Lived here in Texas all my life. Would love to come see you guys in Trevigno and visit for a while. One day, hopefully, I can do that. It's been a pleasure getting to know some of you folks, some of my relatives there in Italy, Carmencita and her sister, and some of the other folks that I've gotten to know. Hopefully, I can get to know y'all some more and come visit one day. Maybe y'all can come visit us here in Texas one day. Anyway, it's been a pleasure. Thank you very much. Bye-bye. Ciao, sono Donata Guarini, sono nata a Trivigno nel 61 e sono sposata e abito a Campagna, in provincia di Salerno. Un abbraccio a tutti i trivignesi, mi mancate tanto, le radici non si rinnegano. Mi presento, sono Veronica, sto registrando questo video leggendovi queste righe dalla città dove vivo, ovvero Firenze. Che dire, Firenze è ben conosciuta e le sue bellezze storiche sono comuni a tutti. Il mio cuore però batte e batterà sempre per la mia terra, la Lucania, più precisamente per questo piccolo ma grande paese, Trivigno. Trivigno, o lo ami, non può essere diversamente. Abbiamo i monti, abbiamo i mari, abbiamo l'aria buona, abbiamo culture di ogni genere e in ogni campo, abbiamo attrazioni che solo da noi abbiamo. E abbiamo pure l'oro nero. Fra le caratteristiche più sentite, se no non sei un trivignese, sono le feste. Organizzare una festa per noi è un rito, ospitare è la normalità, rendersi disponibile è quasi un dovere, ma una cosa che più di tutte caratterizza un trivignese è mettersi a tavola. Per noi è sacro. Per noi non è un normale gesto che si fa con leggerezza, anzi, nei nostri vocabolari il termine leggerezza è stato abolito sin da prima del brigantaggio. Ogni pasto deve lasciare il segno, un ricordo netto, freddo a farsi del resto della giornata. Ed io di ricordi ben chiari e netti nella mente ne ho diversi. Dal profumo, dagli ultimi 100 metri prima di arrivare a casa di mia nonna, che ogni domenica metteva a tavola almeno 10 persone fra figli e nipoti, con i suoi rucculecchio pusug e i pulpet, o panu cotto su paleon. Ma i ricordi ancora più intensi sono legati a mia madre. Ogni suo piatto te facia recrea. Dopo cena era già con le pentole sulla stufa per cucinare per il giorno dopo. Si doveva cuocere tutto lentamente. Ah, sento ancora il profumo dell'aglio allevato da papà,
che mamma con due patate e due funghi lo faceva rinascere. E poi ne vogliamo parlare, a frittate, pipa parulo crusk, ti saziavano fino a dentro l'anima. Ma quello che non può mancare da Pasqua a Natale, Ferragosto ovviamente compreso, è a sozzicchi. Da quella fresca pupa parulo su tuoglie a quella stagionata che stava bene sempre con tutto. E sì, quando vedi un pezzo della nostra salsiccia si può fermare il mondo. E in un certo senso il mondo per me si è fermato, dovendo ripercorrere questi sapori con la memoria o ringraziando l'accogliente gente che ti considera come se facessi parte della propria famiglia, aprendoti le porte di casa, perché ti ha visto semplicemente nascere o crescere nello stesso palazzo, sia da Ocasal oppure da Portlaterre. Quando so che sto per scendere, è un'emozione continua, l'adrenalina sale fino a farmi sentire il cuore in gola. E come supero? La curva di Brindisi è fatta, sono a casa. È come una sensazione indescrivibile. Eccolo lì, il mio amato Trivigno, con le sue tre case e tre vigne, che si erge imponente, arroccato sulla montagna, circondato dalle Dolomiti, che si affaccia al mondo come una surreale cartolina. Concludo leggendo l'inizio di una poesia che, a mio avviso, sintetizza appieno questo incantato paesello. Nun c'è un mon, nu pais, meglio de Trevegna. Paser, aie mar, u vosc e tre pegne.